saluto particolare alle autorità qui presenti. Iniziamo subito con il comune di Bovisio Masciago, il comune di Cesano Maderno, di Limbiate, il comune di Varedo, le associazioni Confcommercio di Seveso, di Ala Limbiate e l'Unione Artigiani della provincia di Monza e Brianza. La sfilata che vedrete stasera è una selezione dell'eccellenza sartoriale milanese. L'Expo Brianza è lieta naturalmente di ringraziare Giuseppe Megliola e di segnalare davvero la sua brillante collaborazione alla nostra manifestazione con una targa ricordo. Siamo con Marco Cornero, il segretario generale dell'Unione Artigiani di Milano e di Monza e Brianza. Quest'anno l'Unione Artigiani di Monza e Brianza ha la presidenza di turno di Expo Brianza e in questa veste anche ha organizzato parecchie iniziative sulle eccellenze del territorio, a partire dai 9 maestri del Museo del Legno di Cesano Maderno fino alla sfilata di oggi, che è una sfilata sulle eccellenze sartoriali milanesi e non solo. Ci vuole parlare di questo evento che avete organizzato per noi, per Expo Brianza. Sì, il nostro contributo che abbiamo dato a questa bellissima 32esima edizione di Expo Brianza è quello di aver portato una selezione di imprese sartoriali di alta gamma e di alta qualità per portare al pubblico, mostrare la qualità del lavoro artigiano, la qualità del lavoro fatto su misura e per anche lanciare un messaggio a favore delle nuove generazioni. Questo è un bellissimo mestiere che può dare sbocco ai giovani ed è anche per questo che sfileranno degli abiti fatti da giovani di una scuola, la scuola Burgo, che vuol dare dimostrazione come l'abito fatto a mano, l'abito su misura sartoriale ha ancora un futuro radioso di fronte a sé. Potremmo dire che non passa mai di moda. Esatto, non passa mai di moda, la qualità e il gusto, la raffinatezza degli abiti sartoriali sono sempre apprezzati dal pubblico e anche sono un fiore all'occhiello della moda nostra in tutto il mondo. E questo tipo di manifestazioni da questo punto di vista, oltre che promuovere l'artigianato e il commercio nel caso di Expo Brianza, serve anche a promuovere un certo tipo di cultura artigiana e anche la formazione sul territorio, a coinvolgere quindi in maniera più globale proprio la realtà in cui ci troviamo. Esattamente, ha individuato lo spirito di questa manifestazione che vuole mettere al centro il lavoro artigiano, la nobiltà del lavoro artigiano e l'attualità del lavoro artigiano come prospettiva crescita professionale e della possibilità anche di creare nuove imprese. Per fare questo ci vuole una formazione professionale mirata e centrata e noi da tempo come Unione Artigiani ci stiamo battendo in questa direzione. Siamo con Rossella Cavioni di Esprit Nouveau, che è un po' la mente organizzatrice di questa meravigliosa sfilata che avremo oggi a Expo Brianza. Può parlarci di come è nata questa idea, di come avete raccolto questi maestri sartori attorno a voi? Allora, io faccio parte dei maestri sartori, per cui ci conosciamo anche da una vita, abbiamo creato una specie di clima più che ottimale e abbiamo ben pensato di farci conoscere, visto che comunque la sartoria non è conosciuta completamente come diciamo il prêt-à-porter, vogliamo dare un po' più di importanza alla sartoria e quindi abbiamo pensato di organizzare una di queste sfilate e renderle importanti per l'Expo Brianza. Questa collaborazione tra maestri come è stata? Questa collaborazione dura da anni ed è stata bellissima e spero che lo sarà anche per questa sfilata per l'ennesima volta. Questa potrebbe essere la punta di un iceberg, questo tipo di sfilata, o avete in programma per il futuro anche altre iniziative per promuovere ulteriormente le vostre attività? Assolutamente sì, faremo una serie di sfilate, ci sarà credo che sia la 14esima edizione del Défilé dei Maestri Sartori che verrà fatta al Museo della Scienza e della Tecnica a Milano e ci saranno altre sfilate sempre patrocinate dall'Unione degli Artigiani di Monza e Brianza e Milano.
Parlavamo prima appunto con il segretario Cornero del fatto che comunque questo è un mondo che può offrire tanto ai giovani. Da questo punto di vista cosa può dire? L'importante è la passione e ci si arriva a tutto. La passione è la costanza e la determinazione e ci si arriva. Carlo Edoardo Valli, presidente della Camera di Commercio di Monza e Brianza, venuto oggi ad ammirare questo défilé di alta moda. Io direi che anche alto questo punto è un punto importante per la Brianza, direi, sotto un profilo, e questa manifestazione dell'Expo 2012 collegato anche alla moda, credo che sia anche per la Brianza un grande rilancio, perché mi sembra che anche noi abbiamo un Riva che è della moda, che è monzese, no? Per cui questo, anche il discorso della Brianza, lanciarla oggi nel territorio della moda in Brianza, credo sia un punto fondamentale. E dal punto di vista appunto di trasmissione di cultura anche artigiana, anche la moda ha un suo ruolo, quindi per i giovani può essere un futuro? Sicuramente quando parliamo dei giovani logicamente ti gira un momentino la testa, perché non si sa mai il domani. Credo che anche la moda, obiettivamente, poi i giovani forse sono più portati di noi verso la moda, no? Obiettivamente credo che questo sia anche un punto di stimolazione ai giovani brianzoli.